In questa bella chiesa di San Marco, come vedete è una chiesa ricca di segni, di storia, di affetti, di teli, una chiesa grandissima, sicuramente una delle più grandi chiese di Milano. E abbiamo lavorato, abbiamo recuperato uno strumento così. Voi vedete solo il fronte, la facciata di questo strumento, ma dovreste avere l'idea di che cosa c'è dietro. Un enorme lavoro. Un'impresa che quando è partita forse non ce l'aspettavamo neanche, potesse essere poi così complessa e anche così radicale, perché questo organo è stato smontato tutto, dal primo pezzettino fino all'ultimo. E quando è stato smontato ci siamo accorti che non era sufficiente fare un lavoro di restauro delle canne, dell'organo, ma che era necessario fare anche un lavoro strutturale. Per cui si è dovuto intervenire in maniera molto forte anche sulla cassa dell'organo e sulla stessa struttura. Un lavoro articolato, quindi, molto complesso, che poi verrà esposto bene dalla soprintendenza, da Riccardo, come parroco di questa chiesa, io sono Don Gianni Zappa. Come parroco di questa chiesa devo dire che è stata un'impresa affascinante. E perché l'abbiamo fatto? Non solo perché l'organo non funzionava più, ma l'abbiamo fatto perché è uno strumento prezioso, tra i più preziosi organi non solo della città, ma della Lombardia e probabilmente del paese. Ve lo diranno loro perché è così prezioso questo strumento. Si gira. Abbiamo pensato questo però. Noi vediamo Milano trasformarsi, cambiare, e allora abbiamo ritenuto che anche i nostri edifici, anche gli edifici chiesa, fanno parte della bellezza di Milano. E allora abbiamo voluto contribuire anche a una bellezza della città. È una bellezza della città che attraverso questo strumento si esprime e si manifesta non solo nella visione di questo strumento, ma anche nella bellezza della musica. Tutti voi sapete bene quanto San Marco è un punto di riferimento significativo per la città per quanto riguarda la proposta musicale. E allora così la rendiamo più completa. Questo organo, il restauro di tutto questo organo è costato. E allora nel comunicato che io vi ho trasmesso dico chi dobbiamo ringraziare. Ci sono dei nomi specifici, dalla Conferenza Episcopale Italiana alla Fondazione Cariplo, alla Fondazione Radici del Futuro, a Gilda Ripamonti, ma insieme con loro ci tengo moltissimo a dire che dobbiamo ringraziare la popolazione di questo quartiere. Vi chiederei di sottolinearlo, per favore, perché qui non si tratta di trovare due o tre che ti finanziano tutta l'opera. Qui si tratta di coinvolgere il popolo, si tratta di coinvolgere la gente, cioè si tratta di far vedere che i milanesi di questo territorio hanno assunto con responsabilità la cura delle cose belle di questa chiesa.
è un'impresa quindi che non può essere qualificata e definita semplicemente come un'impresa di pochi, ma deve essere definita come un'impresa di molti. Poi dobbiamo ringraziare chi ha eseguito il lavoro. Non facile. Quante volte Gianni mi dice: Gianni, come sta andando l'operazione di restauro dell'organo? E lui faceva finta di mettersi le mani nei capelli, perché poi non le ha, ma teneva in evidenza il fatto sia della bellezza di scoperte che venivano fatte nello smontaggio dell'organo, scoprire che ci sono canne del 500, scoprire che ci sono segni, tracce di diverse epoche successive, quindi un organo bello dal punto di vista del restauro, ma scoprire anche la complessità e la fatica di dover intervenire e di dover restaurare un'opera così. Allora sono tantissimi coloro che hanno contribuito davvero a restituire alla Chiesa, restituire alla città un'opera così significativa e così importante. E allora adesso ve ne parlano innanzitutto architetto, dottoressa, dottoressa. Io dottoressa, sono storico del mondo. Quando si parla di sovrintendente è sempre difficile. Perché mi ha tanti ruoli, E allora, la dottoressa Bentivoglio della sovrintendenza e il maestro Riccardo di San Severino. Vi dico subito che è qui con noi anche Gianni, che è il restauratore dell'organo, colui che materialmente ci ha messo mano. Perciò, se poi avete qualcosa da chiedere direttamente a lui, che cosa ha trovato di particolare, c'è. Grazie.